ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Un colpo di testa di Perpe Pai da calcio d'angolo lo scorso anno regalò i tre punti al Monte Giorgio all'Angelini. Quest'anno ancora un corner fa sorridere i rossoblù che riscattano la sconfitta di mercoledì contro la Cinzia. Chieti subito aggressivo ed in palla già dai primi minuti di gara. Vitalità che porta subito Riosa ad anticipare il portiere, ma non Dioppo, attento a seguire l'azione, bravo a liberare nei pressi della linea di porta. Le ultime ottime prestazioni dei teatini passano anche dai progressi di Francesco Serra. Il portiere bravo al tredicesimo a recuperare ad una sua scivolata precedente e salvare su Perpe Pai, pronto ad approfittarne. Reparto offensivo nero-verde poco incisivo, allora sono i difensori a provarci. Da salto a Spinelli, colpo di testa di quest'ultimo, debole per impensierire Forconesi. Prima del duplice fischio c'è tempo per assistere ad un ultimo tentativo ospite. Tiro velenoso di Cardoni col pallone che cambia anche traiettoria. Serra in due tempi, Chieti distratto ad inizio ripresa e Montegiorgio che ne approfitta passando in vantaggio al tredicesimo. Dagli sviluppi di corner, Diop scappa ai radar della retroguardia nero-verde, indisturbato mette in rete, seconda rete stagionale per lui. Palleggio lento e idee piuttosto annebbiate anche in questa ripresa per il Chieti, che comunque si rende pericoloso al 23esimo. Punizione di Vaccaro, Bordone colpisce indisturbato di testa ma non inquadra la porta. Continua a spingere il Chieti ma lo fa più col cuore che con la testa. Al triplice fischio fa festa solo il Montegiorgio, ora a ridosso della zona salvezza diretta. Non ci dimentichiamo che il Chieti penso che sia la squadra, se non sbaglio, che ha fatto ultimamente più punti di tutti, quindi una squadra in salute, ma noi lo sapevamo. E ho chiesto una partita sporca, perché visto la partita di mercoledì che abbiamo avuto, penso, 6-7 così, non so se avete visto la partita o gli highlights in qualche modo, ci siamo presentati tantissime volte davanti alla porta, un tiro in porta. Quindi capite bene che noi siamo la squadra più giovane del girone, quindi a livello morale è stato un lavoro abbastanza pesante, diciamo così, tra virgolette.